questa notte, sempre nell'ambito dell'omicidio del giovane Carbone. Come vedete le attività vanno avanti, proseguono incessantemente e questa notte abbiamo arrestato due soggetti, uno dei quali è già stato arrestato qualche mese fa per via dell'estorsione, di cui voi avete contezza. Sono due giovani brindisini ritenuti responsabili di porto abusivo di arma, da armi da sparo, parliamo di un fucile a canne mozze, e in particolare poi questo fucile, oltre ad averlo, averlo portato all'esterno, hanno anche utilizzato, sparando quindi un colpo di fucile esattamente in una piazzetta adiacente la casa del giovane Carbone. Questo è successo intorno alle 21:20 del pomeriggio del 9, della sera del 9 settembre. Come ho detto l'altra volta, il movente dell'estorsione è analogo al movente di questo ulteriore delitto, ossia sempre il furto dell'autovettura che presumibilmente avrebbe sottratto il giovane Carbone unitamente a dei suoi amici, diciamo così. La macchina era di proprietà del suocero di uno degli arrestati di questa notte ed in uso proprio all'arrestato. Quindi sembra un movente abbastanza banale, un motivo abbastanza futile, però purtroppo le indagini ci hanno portato sia per quanto riguarda il delitto di estorsione, sia per quanto riguarda l'accusa di questa notte, allo stesso movente. Anche perché le minacce poi che hanno preceduto il colpo di fucile sono state precise e, come leggerete nel comunicato, le due persone arrestate avrebbero minacciato, qualora la loro richiesta non fosse stata soddisfatta, di sparare in testa a loro, alle persone vittime di questo delitto e persone vicine agli stessi. Ricordatevi poi che dopo poco, qualche ora dopo, la notte tra il 9 e il 10, è avvenuto l'omicidio del giovane Carbone, proprio con un colpo in testa. Cosa dire di più? Diciamo che per noi è comunque un motivo di soddisfazione sicuramente, perché le indagini stanno andando avanti, c'è ancora da fare, però riteniamo che la strada imboccata sia quella giusta.